tutti, bentrovati, benvenuto aprile. Eccoci con il nostro consueto appuntamento con il video wrap up e TBR del mese di marzo e aprile rispettivamente. Le letture di marzo sono andate sorprendentemente bene, anche se c'è una piccola pecca, ma ne parleremo tra pochissimo. Cosa ho letto a marzo? Se avete visto il video precedente sapete qual era la sfida. Mi ero lasciata indietro un paio di libri da febbraio. Il primo libro che ho letto è un libro di John Green, di cui ho parlato già nell'appuntamento con 5 per un autore del 21 marzo, che vi consiglio di recuperare. Quindi vi presento Will di, appunto, John Green con David Levithan. Mi è piaciuto, ha ottenuto 4 stelline su Goodreads. Parla tantissimo dell'adolescenza, dei rapporti umani nella fase dell'adolescenza, ma soprattutto parla di una tematica che è l'omosessualità in una maniera dapprima un po' fumosa. Poi sul finale ti accorgi di quanto in realtà venga affrontata in maniera profonda. Ti accorgi che avevi travisato completamente la priorità dei personaggi. Mi ha sorpreso, oltre al fatto che lo stile alternato tra John Green e David Levithan mi ha reso molto piacevole la lettura e mi ha aiutato a delineare benissimo i due protagonisti. Il secondo libro di cui vi vado a parlare è un libro che avete già visto nella mia ultima books review, Città di carta di John Green. Questo libro ha ottenuto 5 stelline, è stato tra i più apprezzati del mese di marzo. Sapete benissimo le motivazioni, se non le sapete andatevi a recuperare la ultima books review. Questo momento poi lo stavate aspettando tantissimo. Questo libro lo porterò, anche se non ha ottenuto il massimo delle stelline, tra poco vi spiegherò il perché, in una books review, Scimmie di Giorgia Caterino, alias il mio primo romanzo. L'ho voluto rileggere perché in questo periodo di quarantena, appunto, in cui sono costretta a casa, ho intenzione di scrivere. Ero un po' bloccata dal punto di vista del sequel, che era il mio progetto iniziale, ma che ho deciso di abbandonare temporaneamente. Ma capirete tutto meglio quando lo porterò nella books review, appunto. Ho ottenuto 4 stelline e vi chiederete perché, dato che il mio libro dovrebbe ottenere 5 stelline, dovrei avere piena fiducia nel mio operato. La piena fiducia ce l'ho, ma teniamo sempre conto che io questo libro l'ho scritto mentre ero negli anni del liceo. Mio Dio, come vola il tempo. Ho ottenuto 4 stelline semplicemente per una questione stilistica. Ora non odiatemi, come al solito quando parlo di questa autrice io lo so che qualcuno di voi ne rimane pienamente ferito della mia opinione, ma ora vi spiegherò anche le motivazioni. Io e questa autrice non andiamo assolutamente d'accordo, per quanto sia un'autrice famosissima e apprezzatissima. Emma di Jane Austen. Di Jane Austen avevo già provato a iniziare Orgoglio e Pregiudizio, ma dopo i primi capitoli avevo abbandonato. Questo libro mi è stato utile perché mi ha aiutato a sperimentare la tecnica degli audiolibri, quindi mentre sto facendo altro mi metto ad ascoltare l'audiolibro X. Non l'ho terminato, sono arrivata al capitolo 6 o 7 se non mi sbaglio, comunque la storia era già inoltrata, avevo già percepito lo stile di Jane Austen, la protagonista, avevo delineato più o meno dove voleva andare a parare, ma io la trovo troppo prolissa, troppo legata alle tradizioni dell'epoca, troppo antiquata, troppo legata anche alla figura femminile dell'epoca, che non è tra le mie preferite se devo essere sincera. E capisco perfettamente che l'intento di Jane Austen per quanto riguarda questo romanzo fosse di far risaltare la personalità di una donna incatenata un po' al suo ruolo di donnina per bene. Ma no, non ce l'ho fatta ragazzi, mi dispiace. Io e Jane Austen non andiamo assolutamente d'accordo e questa è stata una lettura pesante. Per questo motivo ho deciso di non dargli nessuna stellina su Goodreads, l'ho semplicemente eliminato dalla mia lista di lettura. Non mi sentivo in dovere di giudicare un autore solamente per gusto personale. A me piace giudicare un libro e un autore in base a una lettura completa. Se di base io parto che non mi piace l'autore, perché lo devo screditare con poche stelline? Spero che almeno su questo siate d'accordo. Per quanto riguarda invece il non apprezzamento di questa lettura, siate clementi nei commenti, vi prego. C'era anche un altro libro, se vi ricordate, che avevo tralasciato dal mese di febbraio per mancanza di tempo, mancanza di voglia, mancanza di un sacco di cose. L'uomo che allevava i gatti di Mo Yan, altro libro che ho dovuto abbandonare perché lo stile
orientale mi piace fino a un certo punto. Io ho letto solamente due libri che mi sono piaciuti con stile orientale, sono sempre sul 50-50 per quanto riguarda la letteratura orientale. Con questo appunto mi volevo approcciare nuovamente a questo stile, ma purtroppo è ricaduto nella metà di percentuale della letteratura orientale che non mi piace. È una raccolta di racconti, è scritta bene, quindi comunque ve la consiglio, per carità. Non è una raccolta da buttar via, infatti io penso che questo libro lo regalerò, lo rivenderò, insomma gli darò nuova vita, non ho intenzione di cestinarlo, anzi tutt'altro. Però per quanto riguarda il gusto personale non mi sono trovata per niente e dopo un paio di racconti letti anche con scarsa attenzione ho deciso di abbandonarlo e come per Emma di Jane Austen ho deciso di non dargli nessuna stellina e di eliminarlo dalla mia lista di lettura su Goodreads. Ho concluso poi il mese di marzo con due libri che in realtà mi sono piaciuti parecchio, però il primo di cui vado a parlare, Amore, zucchero e cannella di Amy Brett, mi ha lasciato con un sapore un po' strano, non di cannella. Questo è il classico libro che ha un bellissimo potenziale, ma che ogni volta che cerca di affrontare una tematica un po' più profonda, ogni volta che tu ti approccia al libro e dici ah adesso succede questo, adesso si parlerà finalmente di questa tematica, oh di questo libro allora parla di questa tematica, cambia bruscamente rotta e va a parare dalla parte, non dico opposta, però completamente lontana dall'idea che ti eri fatta del libro. La protagonista di conseguenza risulta essere piuttosto insignificante, così come la profondità del romanzo stesso. Mi è piaciuto, nel senso che è stata una lettura comunque leggera, scorrevole, l'ho finito tipo in due giorni, ma non mi ha passato niente, questo è il problema grosso, non tanto dal punto di vista stilistico, ma quanto dal punto di vista morale. Se mi conoscete un minimo sapete che per me è una questione abbastanza fondamentale, la questione morale. Un libro quando lo leggo deve passarmi necessariamente dei concetti, una tematica, una morale. Ne passa tante, ma le passa secondo me nella maniera sbagliata, perché non te ne rimane nessuna. Non per una questione stilistica o perché non l'abbia apprezzato, ha ottenuto solo due stelline su Goodreads, perché appunto io ho bisogno di una tematica forte all'interno dei libri che leggo, perlomeno di una trama lineare. Stavo pensando di questo libro di farci una recensione per spiegarvi un po' meglio quali sono i tratti che mi sarebbe piaciuto che fossero approfonditi in questo libro. Se vi potrebbe piacere come idea, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Dulcis in fundo, marzo si è concluso con una lettura estremamente gioiosa e piacevole. L'orribile karma colpisce ancora di David Sapir. Voi sapete quanto io ho amato L'orribile karma della formica, perché ci ho fatto anche una recensione. Anche questo seguito non è da meno e ha ottenuto 5 stelline su Goodreads. Mi è piaciuto veramente tantissimo. L'ho divorato in un giorno praticamente, perché lo stile di David Sapir, come dicevo l'altra volta, è molto scorrevole, molto piacevole, molto ironico, ma senza essere pesante, e ti passa questo concetto della vita che va vissuta, della vita che non va sprecata, delle occasioni che non vanno sprecate, che è meraviglioso. Otterrà anche la sua meritatissima Books Review. Yeah! Passiamo ora alle letture che ho deciso di fare nel mese di aprile. Come ben sapete, probabilmente, in maniera altamente probabile, anche ad aprile noi saremo chiusi in casa. E dato che voglio combattere questa non voglia di leggere, che sta un po' dilagando da quello che ho capito nelle case di tutti gli italiani, non mi voglio appesantire con letture troppo pesanti. E poi ci sono due novità. La prima sfida che mi voglio imporre è L'Odissea di Omero. Se vi ricordate, nel primo video del 2020 ne avevo parlato, poiché avevo iniziato a leggere i primi due canti durante l'estate, ad ogni canto ci avevo abbinato un disegno. A me comunque piacerebbe concludere questa lettura, perché L'Odissea è uno dei poemi epici più belli di sempre, secondo me. Ci vuole una certa concentrazione per leggerlo. Ben per questo ho deciso non di divorarlo come se fosse un romanzetto qualunque, ma di leggere un canto a cavallo tra un romanzo e l'altro, perché ci trova sempre in quella fase in cui finisci un romanzo e magari non ti viene voglia di immergerti subito in un altro. Se qualcuno volesse leggere insieme a me L'Odissea di Omero, me lo faccia sapere qua sotto nei commenti oppure su tutti i vari social. La seconda sfida vi piacerà tantissimo e piacerà tantissimo anche a me, perché questa è una lettura che mi ha sempre spaventato per la mole, ma che ho voglia di fare perché ha un significato pedagogico
pedagogico, psicologico molto molto forte, oltre al fatto che gli approcci precedenti con quest'autore mi hanno fatto impazzire di gioia. Autore comunque molto famoso, molto apprezzato. It di Stephen King. Come per l'Odissea, non ho intenzione di leggermelo tutto d'un fiato, anche se tanti mi dicono che la mole non dovrebbe spaventarmi perché dopo i primi capitoli mi viene voglia di finirlo in una nottata. Sono d'accordo con il mio amico Francesco, che saluto, con cui ho fatto la Whisper Challenge di marzo, che potete andarvi a recuperare, anzi fatelo così vi fate 5 minuti di risate. Abbiamo deciso di leggere un capitolo a settimana, in modo da diluire, come per l'Odissea, la lettura e concentrarci piano piano sulla storia. Non vedo l'ora di leggerlo. Poi abbiamo il romanzo che diciamo conosco meno rispetto agli altri di cui poi vi parlerò, Baci segreti e lettere d'amore di Rowan Coleman, altro Newton Compton Romance, fa parte di una partita di Newton Compton Romance che mi sono stati regalati e che ho lì in libreria da un sacco di tempo, quindi è ora di smaltirli. Giorgia, facciamoci forza. Di buono c'è che sono libri che comunque mi finisco nel giro di un paio di giorni, se comunque mi prendono e via dicendo. Poi tutto sta nella scommessa di lettura e nel capire se effettivamente è un romance che vale la pena di leggere, perché è scorrevole, comunque è una storia d'amore che ti fa palpitare il cuoricino, oppure se è come per l'ultimo Newton Compton di cui ho parlato poco fa, una totale delusione. E adesso il rullo di tamburi, lo stavate aspettando, ve l'avevo anticipato nella puntata di 5 per un autore, è giunto il momento di cambiare autore e quindi di prepararci alla prossima puntata, che sarà il 21 giugno. Mi mettete il mio compleanno, speriamo di essere fuori di casa. Dato che comunque questa autrice è un'autrice per bambini, ragazzi, che io ho amato tantissimo, sono tutte letture che ho già fatto ma che non vedo l'ora di rifare, perché i suoi romanzi sono quelli che mi ricordo meglio, che mi sono piaciuti di più. Silvana Gandolfi. Non so se tutti la conoscono, la conosceremo meglio appunto il 21 giugno. Ho deciso di iniziare e di iniziare col botto oltretutto, quindi su 5 libri che ho intenzione di leggere suoi, 3 saranno quelli che leggerò questo mese, sono abbastanza brevi: Occhio al gatto, La memoria dell'acqua e il libro che da piccola era il mio preferito, L'isola del tempo perso. Se li conoscete lasciatemi un pollicino in su, io li adoro, sono sicura che il video 5 per un autore durerà un'infinità. Poi non lo so, magari rileggendole adesso come per Roald Dahl scoprirò dei segreti oscuri di questi romanzi. Eccoci qua. Questa è la sfida di aprile, speriamo di riuscire a coglierla, di riuscire a finire tutte le letture, ma sì, Giorgio, dai. Questo mese di aprile, chiaramente come gli altri mesi, ho anche dei progetti al di fuori dei libri, ma quelli li troverete nelle storie di Instagram. E se non mi seguite su Instagram, seguitemi lì e su tutti gli altri social che troverete qua sopra. Scrivetemi in un commento quale di questi libri attendete di più e dei libri del wrap-up, quale secondo voi è il più bello, oppure se ne ho sopravvalutato o sottovalutato qualcuno. Qui trovate la mia email per le collaborazioni, io vi aspetto sempre caldamente con tanto amore. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollicino in su e se vi piace questo format e il video che faccio, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo con il prossimo video il 6 aprile con il nostro tag. Ovviamente invece il prossimo video Wrap Up e TBR sarà il 1° di maggio. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!